So for sure it's okay, we have a lot of reasons why we are in the situation like now. But I don't want to talk about some bad things. I want to talk what I see in the future. So we are practicing well. So still we have the problem with the players because we are practicing just 4-on-4. We have no 10 guys to practice in 5-on-5 to prepare defenses. Like, okay, we are splitting the some sets of opposite team, especially now with the Torino. So, and we are doing some small things like 3-on-3, 2-on-2. But it's, we have no possibility to do this 5-on-5. This is complicated for us, but anyway, we are working hard and players is working hard. So some of them is still has some small injuries, but we everybody trying to change the situation at the moment. Ci sono tante ragioni che ci hanno portato a questo momento difficile, ma lui non vuole parlare del passato, lui vuole parlare del futuro. E quello di cui puoi dire c'è stata una settimana di allenamenti molto intensa, i ragazzi hanno lavorato duramente, persistono purtroppo alcuni problemi fisici che di fatto ci impediscono di allenarci 5 contro 5, perché al massimo abbiamo fatto 4 contro 4 e la scelta è stata dunque quella per preparare la partita di rompere alcune delle situazioni offensive di Torino, analizzarle magari 3 contro 3, 4 contro 4 appunto per... non avendo il giocatore abbastanza per fare 5 contro 5, è chiaro che questo è una cosa che una complicanza in più nel cammino di preparazione, però deve dire che ha visto il giusto atteggiamento dei ragazzi, la volontà di provarci, nonostante appunto qualche piccolo problema fisico. I don't think so is right if we start to count like this, who makes more tournaments? So with the Torino, they have them problems, and I understand the coach, maybe he's the same like me, he's pissed off because it's tournaments, but I'm just looking for our team, and I don't want to lose attention to using the around there, what happens in Milan, what happens, you know, everybody got some problems. But I want to stop this kind of problems. So we got two ways. Or to teach these guys what is really difficult because they are not 22 years old. They are 34, 35. It's difficult to change them because they already are adult guys. Or to change for the players who make the mistakes. Turnovers, yeah? So we have three licenses more. What I tell you, now we got a big problem with the number of the players. We got 8 players. We don't need to change and still have the 8, but different guys. The best way, if we can take some players, and we got 12 players, and we use the players which one we need for this game. But don't. If we are economically strong, this is the best way what we need to do now. If we have some problem with the money, so then we must look another way. But I prepare never change the players in the middle of the season. But what we have now, and if we need to change some situation, the first, we need still practice hard what we do. Second one, we must look for the better players who can make the its target what coach wants. Because now, watch, what coach wants? It's really difficult to pass ball inside the paint. Really difficult. And my job to push, to make a set, to push a player to pass ball for the big guy. And then we are, if I want it 10 times, for example, they for sure would give like 4 times ball for the big. But then big guy is got ball inside, he must to finish it with the points, 2+1 or 3 throws. But if you are pushing, and 1 of 5 we pass ball inside and we make traveling, so then it's, I don't know what coach can, how coach can help. It's difficult. It's, I can help to pass ball on right time in right place. And other, if you are professional player, not just for street ball player, you are, must to do your job. So this is, we have the problem now. Sì, diciamo che il Giappino ha detto, e poi non ha saputo, che comunque noi in questo momento dobbiamo pensare più a noi stessi, a limitare i nostri problemi, che agli avversari, che a come preparare la gara successiva. E sa che Torino ha i suoi problemi, e probabilmente sono gli allenatori di Torino le stesse persone nel cercare di limitare le palle perse, ma non è quello che interessa, perché dobbiamo occuparci di quello, dei nostri problemi e non di
disperdere energie pensando agli altri, è chiaro che diciamo che ci sono due vie per cercare di risolvere i problemi. La prima è insegnare a questi giocatori a non commettere questi errori. Non è facile, perché sono giocatori non di 20 anni ma magari di 32-33. La seconda ovviamente è prendere degli altri giocatori, però noi abbiamo tre tesseramenti da compiere, e al momento la priorità è quello di avere un numero maggiore di giocatori, perché siamo in 8, e quindi di prendere dei giocatori in più che risolvono il problema dei numeri, non tanto di cambiare quelli che abbiamo, ma di prendere dei giocatori in più che appunto ci possano aiutare a allenarci meglio e che possano chiaramente portare lui a far giocare i giocatori che sono più efficaci, diciamo, durante la partita. Perché è chiaro che lui può allenare i giocatori nel passare la palla dentro dai giocatori interni, quindi magari loro sono portati a fare 4 volte e lui lo farà fare 10 volte, perché è giusto arrivare in quella situazione e fare quel passaggio. È chiaro però che se la palla al giocatore interno poi su 10 volte, se 8 non riesce a finire, a prendere 2 liberi, a fare 2+1, ma commette passi, non passa fuori bene la palla, allora su quel più difficile tecnicamente intervenire e correggere. Non è una situazione tattica di portare la palla dentro con dei vantaggi, ma una situazione tecnica di finire quando la palla va dentro. Questa è una situazione su cui bisogna lavorare, che non è, su cui però non è facile intervenire. Yeah, watch. We have games, we have the season, we have started not like I imagined we will start. But even we have we get a good chances to get in the good position, just we need to take our games. So what we need to win at home, the first one. Now, this if you see this as a graphic, what we go. So usually you need all the games at home, but now we have 2 losses at home. It means we are much to look for some victories on our way to make a balance back. But it's nothing special. We don't need to panic now. So it's everything is okay. Everything is okay. So we must do this. Some things it's a little bit better, and to look for the next win. I don't want to talk about all the seasons. Just we are must looking step by step to ground up, to make up, to progress for on the this moments what I talk, and to look for the one victory after tomorrow, next victory on the way maybe, because if you on the way it's difficult. Then we get home. We need to win. So this we are looking like this. So not always, you know. I remember the situations a lot of time. Then you finish there with the Khimki, we finish regular season first one. We beat CSKA twice, and we didn't pass for the first playoffs round. Nizhny beat us in first playoffs round. We was a regular season winners. So this is the first what we must to do. To come in the okay, it's possible to be in the good position in the playoffs round, not 8, because straight away you go to Milan, it's difficult, but to be a little bit maybe higher. But the first to be in the top 8 to get a playoff. So we got a good chances to do like this, because we just need to play. You see how the situation, one victory can change you from 14th position to 8th, so we just need to do this, you know. Cioè, chiaro, non siamo partiti nel modo in cui avremmo voluto e in cui lui avrebbe voluto, è evidente, però ritiene che ci siano ancora le possibilità per recuperare posizioni in classifica. Che cosa bisogna fare? È necessario vincere in casa, però noi abbiamo già avuto 2 sconfitte in casa e quindi dobbiamo cercare di vincere anche in trasferta, anche se non è facile per riequilibrare il nostro record, però la necessità è di vincere in casa. E la necessità è di fare un passo per volta, quindi non pensare alla stagione in generale, pensare la prossima partita in casa dobbiamo assolutamente vincere, quella dopo è in trasferta, è difficile, ma dobbiamo provare a vincere, ma poi torniamo in casa non possiamo più perdere, ma cercare di fare una cosa alla volta, passo dopo passo, per cercare che la stagione è ancora lunghissima. Quindi sì, poi adesso non bisogna farsi prendere dal panico, perché la possibilità di recuperare c'è. Una volta con Kim, che è arrivato prima in stagione, ha battuto 2 volte il Sesta, è arrivato in testa di serie per playoff e è uscito al primo turno. Questo per dire che comunque, cioè, è chiaro che il nostro obiettivo alla lunga deve essere quello di cercare di arrivare nelle prime 8, però non è una cosa che ci deve
adesso preoccupare. Noi adesso dobbiamo pensare a partita dopo partita, senza farci prendere dal panico, pur consapevoli che l'inizio è stato differente da quello che ci aspettavamo. So they are good team, they got a good player, so you know, like for sure, like not everybody, but Milan maybe is different and Reggio Emilia is different, but other clubs, they got like 5-6 players who get the maximum points what they do. Other players is just helpers. So the Torino are the same. We must to stop the leaders of them. Okay, they are not so much running team what you were telling. So, but for us it's not a big problem, the running team or not. So we just got one little big problem against the Sicilia when we play. So because they are killers on this run, yeah. But other teams, we are got control. We are control the transition defense. We are control the fast break. It's not a big problem. Okay, sometimes it happens that they are running. But what I'm telling for the guys and how we must to look to the teams, it doesn't matter. Now we got Torino, but we are always taking average of the points what the leader scoring. For example, okay, right? He's got 10.7. We must to stop him on 8. Okay, so somebody, okay, like might he got 15. We must to stop him on 12. And next one was it's very dangerous. Then you give the player who got average 1 point, he score on us 27. You know, this is a problem. So we must to leave the players who is on 2 points, and to make less the leaders average what they got before the game. Last game, Moore, okay, he is done more play, but he comes, he scored 20 points on us. I think it's too much. And other small guy, he has the name last game, he's scoring also 20 points on us. He's scoring. He's average 7 points. He's scoring on us 20. So this was the biggest problem. Biggest problem, these two small guys, they kill us. So we must to stop the leaders who can make the points, just let them score less. Torino è sicuramente una buona squadra, ha degli ottimi giocatori, probabilmente come diverse altre squadre italiane, certo probabilmente magari Milano, Reggio Emilia, diciamo che ha 6-7 giocatori davvero protagonisti e gli altri che aiutano, danno una mano a questi giocatori, quindi dobbiamo cercare di limitare i loro leader, cercando di limitare anche le loro medie di punti, che ne so, White segna 15 punti, facciamone segnare 13, piuttosto che Bright ne segna 10.7, facciamone segnare 8, evitando poi che qualcuno che invece esce dalla panchina e che solitamente segna 1.5 punti di media ne segni 27, perché sennò è chiaro. Cerchiamo di limitare i loro leader e fare in modo che di non avere protagonisti inaspettati. È vero, corrono, hanno più sotto controllo rispetto ad altre squadre del gioco, per esempio rispetto a Capo Morrani, dove invece correvano molto, per cui non sarà tanto probabilmente quello il problema, per quanto ci è capitato di subire dei contropiedi o che, ma sarà proprio quello di limitare il loro impatto offensivo e diciamo sarà appunto quello di non permettere delle grandi prestazioni da parte dei loro giocatori di riferimento, perché per esempio a Brindisi, Moore e Goss sono poi stati decisi con 27-20 punti piccoli e ci hanno ucciso. Noi dobbiamo cercare di limitare questo.